Ecco dunque la nostra parte di Polifemo relativa all'iniziativa Aeroporti di Puglia, Taranto Grottaglie Test Bed. Beh, abbiamo avuto l'immagine proprio di una realtà virtuale, un aeroporto che è chiuso e morto, che viene rivitalizzato per vantare la vocazione industriale dello stesso. Si legge infatti nel comunicato: nell'ambito degli indirizzi del Piano Nazionale dei Trasporti, l'aeroporto di Taranto Grottaglie assume il ruolo di piattaforma logistica dell'area mediterranea per aggregare iniziative nazionali e internazionali a sostegno della ricerca, sviluppo, sperimentazione e certificazione di soluzioni allo stato dell'arte in ambito aeroportuale e aerospaziale. I droni, l'aerospazio, però poi i voli civili vengono vergognosamente negati. Ditemi voi in che modo potremo mai fare turismo. Secondo me questa è l'ennesima presa per i fondelli. È apparsa oggi una realtà avveniristica, uno sviluppo industriale, però da un lato lo sviluppo industriale, dall'altro l'esigenza di fare turismo, e senza aeroporto, senza voli civili, il turismo non si può fare. Ma il turismo in Puglia sta decollando molto bene. Parliamo di Taranto. Taranto è un aeroporto a 30 km di distanza da un altro aeroporto, 35, quindi è chiaro che soffre un po' la competizione, però la possibilità di fare i voli civili ci sarà e c'è anche adesso. Il problema è che appunto devono essere le compagnie aeree a decidere dove atterrano, ovviamente. Quell'aeroporto è attrezzato per accogliere. Quindi vediamo invece l'aspetto più importante, che è un aspetto che solo questo aeroporto ha, però, che altri non hanno. Ministro, a Taranto viene tolta la sovrintendenza, tante mutilazioni, si dice anche c'è già l'aeroporto di Brindisi e di Bari. Non ci siamo, no? Cioè, Taranto subisce... Brindisi e Bari non hanno un centro di eccellenza di ricerca come c'è qua, per esempio. Potrebbero dire, cerchiamo di non scimmiottare solo quello che fanno altri. Secondo me qui ci sono buonissime opportunità di sviluppo poi il turismo può essere... Sì, ma l'aeroporto di Grottaglie ha la pista adibita, abilitata ai voli intercontinentali. Nessuno lo impedisce, la gestione potrà decidere di far atterrare qui anche... Sa, noi tarantini abbiamo la paura un po' di essere considerati come la realtà, non di essere la Cenerentola. Questa invece è un'eccellenza, non mi pare. Dottor Acerno, da un lato lo sviluppo industriale, dall'altro la fame, la sete anzi, di voli civili, a che punto siamo? In che senso, a che punto siamo? E gli sforzi che andrebbero fatti per il territorio di Taranto per far sì che il Grottaglie possa vedere finalmente i voli civili. Innanzitutto è una testimonianza questa dello sforzo che si fa per questo territorio, come lei e tutti gli altri hanno potuto sentire. In secondo ordine, per quanto riguarda i voli civili, continuo a sottolineare che noi abbiamo un sistema di incentivazione per l'attivazione del traffico aereo su tutti e quattro gli aeroporti, accessibile, verificabile anche online. L'aeroporto è completamente funzionante, quindi interloquiamo... Virtualmente sembra funzionare. Ma una cosa funziona quando se tu premi funziona e va tutto a posto, qui funziona così, se uno preme il tasto dell'aeroporto, l'aeroporto funziona. È chiaro che il mercato... In che senso funziona? Il mercato, se lei mi lascia rispondere, il mercato prego. Non lo creiamo noi, non si sale su un palco e si chiede a tutti di venire qui e tutti rincorrono questi luoghi. È il mercato che decide i traffici e le destinazioni. Grottaglie è un aeroporto aperto, è un aeroporto funzionante che si apre a un mercato che, ahimè, ha una fortissima copertura da parte degli aeroporti di Bari e Brindisi, uno a 35 km, l'altro a 100, e purtroppo questo condiziona le capacità. Sì, però io mi domando. Sono l'amministratore? E ho il compito di far crescere il sistema aeroportuale, di confrontarmi con la realtà. Questo faccio, non diremo mai no a nessuna compagnia che voglia venire a Grottaglie, non ne avremo motivo. La cosa che fa specie, abbiamo visto una realtà oggi come dire, virtuale, avveniristica, uno pensa chissà che cosa e poi dice alla fine, finita la festa, l'aeroporto per i voli civili rimane chiuso. Questo è il rammarico. L'uomo della strada... Lei ha avuto modo di vedere e di sentire le opinioni di tutti, non credo che la sua sia maggioritaria, però io rispetto alle opinioni di tutti. Grazie.
Allora, Assessore, da un lato i decreti salva Taranto del governo e quindi creare i presupposti affinché il territorio ionico possa decollare, però poi l'associazionismo, ma anche l'uomo della strada, si domanda: ma come? Abbiamo un aeroporto, potremmo sfruttarlo davvero come volano per il turismo e invece insistiamo, perseveriamo sulla vocazione industriale di Taranto? Questa è una vocazione industriale assolutamente a basso impatto ambientale, direi a nessun impatto ambientale, è una vocazione della quale la città, la provincia devono essere orgogliose. Questo è in questo momento il centro dell'Italia, non esiste un'altra struttura di questo tipo. Ben venga. Diciamo, i tarantini e tutti i pugliesi, io credo che dovrebbero essere particolarmente orgogliosi di questo importante investimento che non solo la Regione Puglia ha fatto, ma che stanno facendo le aziende provenienti da tutto il mondo, che individuano qui un territorio dove promuovere nuova tecnologia, altrimenti i laureati di Taranto se ne andranno comunque a lavorare all'estero. Benvenga, non è solo turismo. Benvenga ciò, però la priorità delle priorità è il turismo e va in secondo ordine. Chi l'ha detto? La negazione dei voli civili comporta questo. No, uno, chi ha detto che la priorità delle priorità è il turismo? Il turismo, la cultura, i servizi è tutt'uno. Sono parte di quel 76% di incidenza sul PIL che oggi hanno queste attività della regione. Ma lei comprende benissimo che fare il turismo senza aeroporto è un po' difficile. Prego, prego, mi scusi. Uno, non è vero, senza aeroporti, a poca distanza da qui ci sono due aeroporti, Bari e Brindisi. L'aeroporto... Ancora una volta dobbiamo essere succubi di Bari e Brindisi. Mi piace se finisco. Mi perdoni. Nessuno è succube, anche Lecce è succube di Brindisi, non mi pare. Il Salento è la località in assoluto più apprezzata all'estero della Puglia, insieme al Gargano, e anche il Gargano non ha... Quindi però non poi ci tolgono la soprintendenza. Non è questo... Secondo me, a vederla in negativo si sbaglia sempre, bisogna guardare le cose che si hanno, altrimenti non le si apprezza, come succede per tante cose a Taranto, una città meravigliosa che non viene apprezzata nel suo centro storico, nella sua cultura, e che noi ci stiamo sforzando di far valere a partire dal Museo Marta, che è un museo eccezionale per il quale è la regione che fa la promozione. Ma detto questo, noi dobbiamo aiutare i cittadini anche ad avere la possibilità di un aeroporto civile, che assolutamente non è in contrasto, l'ha detto anche il ministro poco fa, le due cose non sono in contraddizione, ma perché un operatore sia attratto occorre che ci siano servizi e attività, e questo lo danno anche le imprese del territorio, che noi possiamo incentivare. Secondo me la priorità è il turismo. Non riuscirete a valorizzare voi, no, soprattutto dei media. Ma come si le può? Cose buone. Mi perdoni, assessore. No, il turismo non viene se non ci sono, se non vi date da fare. No, il turismo, allora, il turismo viene se c'è l'aeroporto. Senza aeroporto il turismo non può esserci. Le ho fatto l'esempio del Gargano ed è, mette in discussione quello che ha detto lei. Ma io ritengo che all'aeroporto bisogna lavorare. La verità è che oltre al turismo c'è bisogno di occupazione. Però nel turismo sa qual è, l'aspetto che noi, la cosa che temiamo? Che dobbiamo essere i vassalli di Bari e di Lecce. Questo, e ci tolgono la soprintendenza e il Frecciarossa per Lecce e non per Taranto. E voi vi considerate vassalli. Sempre vocazione industriale. Questa non è vocazione industriale, non turistica. Sono servizi in cui il turismo, pensi, io sono l'assessore al turismo, pensi se non lo voglio promuovere. E a Taranto, sa chi ha fatto la promozione del museo, chi fa la promozione della città? Sa quanto abbiamo speso l'anno scorso? Ma non lo mettiamo in dubbio, però poi se non si sfrutta questo volano dell'aeroporto, tutti gli sforzi si vanificano. No, il problema è che gli sforzi si vanificano se si investe e nessuno se ne accorge della città e magari vengono dall'estero per valorizzare quello che si fa. Sindaco, questa scelta di rendere l'aeroporto con una destinazione, con una vocazione, con una finalità industriale, droni e quant'altro, sembra l'ennesimo schiaffo, anzi è l'ennesimo schiaffo a un territorio che ha bisogno di turismo, ha bisogno di avere le infrastrutture in grado, è il caso di dire, di farlo decollare. Ma il governo sembra procedere in una dimensione diametralmente opposta. Sì, siamo contrari a questo insediamento per una semplice ragione, perché con questa iniziativa di oggi si certifica soprattutto la morte dei voli civili di questo aeroporto, ma ancora peggio, come dire, l'illusione di viaggiare su guerre stellari che non servono a questo territorio, i droni non servono al nostro territorio. Da diversi anni abbiamo lavorato per una pianificazione che vedesse l'aeroporto di Grottaglie come potenziale
di trasferimento e di viaggio delle merci, che avrebbe di per sé anche, come dire, attratto anche la potenzialità dei voli civili. Oggi ci ritroviamo di fronte a un fermo di quella pianificazione, nonostante che nella provincia di Taranto la Regione Puglia ha riconosciuto il distretto della logistica, la stessa Regione Puglia ha riconosciuto ed è stata anche costituita la fondazione ITS, che sono istituti tecnici superiori per la formazione in materia di logistica. Oggi ci ritroviamo qui a celebrare ovviamente un insediamento che non è coerente con queste pianificazioni e soprattutto non serve al nostro territorio. I droni non servono per vedere dall'alto i teloni dei nostri tendoni, noi siamo interessati a valorizzare ciò che sta sotto i tendoni, ciò che sta sotto i nostri piedi. Non abbiamo l'ambizione di volare alto, ma abbiamo il dovere di camminare con i piedi per terra, perché la nostra ricchezza sta sotto i nostri piedi, nella terra, nell'artigianato, e quindi questo aeroporto non ha bisogno di droni, ma ha bisogno di uno sviluppo cargo e di voli civili. Sembra proprio una beffa sentir parlare di vari decreti salva Taranto e poi, quando ci potrebbe essere uno strumento, lo strumento principe per far decollare Taranto, ecco che si sbarrano le porte. Infatti questa è l'anomalia. Una beffa proprio. Perché solo in questo luogo, non perché stiamo nella città di Grottaglie, ma solo in questo luogo ci sono tutte le potenzialità per costruire, come dire, uno sviluppo alternativo alla crisi della siderurgia e soprattutto per descrivere e scrivere un futuro all'insegna dell'ecocompatibilità e sostenibilità. Da qui parte il vero sviluppo per la nostra provincia e non certamente con i voli dei droni. Presidente Cesare, una serie di iniziative, un lancio di prospettive industriali legate appunto all'aeroporto, ma la ricaduta per le imprese locali è assicurata? Assolutamente, le imprese locali dovranno sicuramente guadagnarsi anche questa interlocuzione. Abbiamo parlato, abbiamo interloquito con Aeroporti di Puglia, con il Presidente Acerno, che ci ha assicurato il massimo della disponibilità affinché non solo vengano impiegate le imprese locali nell'ambito dei nuovi insediamenti industriali, ma che vi siano delle proposizioni in termini di trasferimento tecnologico, per consentire alle nostre imprese di guardare anche ad un altro futuro oltre quello al quale siamo stati abituati per tanti anni. In termini temporali ed in termini proprio di numeri, di unità da collocare nel mondo del lavoro, ecco, qualche assaggio, qualche anticipazione. Beh, io sento di investimenti in questo momento di svariate decine di milioni, tra l'altro buona parte effettuati da industria privata, che sicuramente riproporranno delle ricadute immediatamente nel territorio grottagliese ma anche nel tarantino. Per quanto concerne invece gli aspetti dei trasferimenti tecnologici, diciamo che è un po' presto per poter fare una stima. Sicuramente, se vogliamo svoltare in termini di economia, noi dobbiamo cogliere un'opportunità importante, un'opportunità che Confindustria si è già data dal momento del mio insediamento, quella di ricercare la possibilità di internazionalizzare, di innovare i processi produttivi. Qui siamo nel cuore dell'innovazione e credo, voglio dire, che noi dobbiamo esserci e dobbiamo accompagnare questo processo, anche in virtù del fatto che, da quanto emerso non solo dai lavori di questo convegno, ma da quanto è stato detto anche dal Ministro Delrio, l'attività industriale che si sta proponendo su Grottaglie non risulta incompatibile con l'utilizzo in termini civili dell'aeroporto e in termini anche cargo. Quindi quello che noi auspichiamo è sicuramente che questa struttura possa trovare un impiego e un utilizzo al 100% e non si debba più arrivare in questo aeroporto e suonare il campanello per entrarvi. In chiesa si dice: la messa è finita, andate in pace. Qui dovremmo dire altro dall'aeroporto di Grottaglie. La festa è finita e sono finiti anche i sogni. I sogni soprattutto dei voli civili, ma per la verità quelli non sono mai cominciati, ci hanno tarpato le ali. Una manifestazione esteticamente bella, avveniristica, ma poi quagliando. C'è poco o nulla, il territorio ha solo bisogno di turismo e il turismo ha bisogno dei voli civili, dei voli passeggeri dall'aeroporto Arlotta di Grottaglie. È tutto.